Prego. Salve. Prego, si accomodi pure. Lei è? Ah, perfetto, l'aspettavo. Dunque, ho segnato qui che lei è venuto per una consulenza dermatologica. È corretto? Ha mappatura dei nei. Perfetto. Allora, andremo a strutturare la visita in questo modo. Innanzitutto raccoglierò i suoi dati e compilerò la sua scheda in modo da profilarla nel database. Poi, in questa fase mi potrà esporre le varie problematiche, se ce ne sono, e le motivazioni per cui è qui in visita. E successivamente passeremo alla parte della visita vera e propria, durante la quale effettueremo la mappatura dei nei e le spiegherò qualcosa circa la sua particolare caratterizzazione della pelle. Certamente, immaginavo che fosse qui anche in previsione delle vacanze estive. Siamo tutti un po' preoccupati per l'esposizione al sole, ma adesso ci penso io. Quindi, massima tranquillità e serenità. D'accordo? Ok, allora il suo nome e il suo cognome già ce l'ho. Mi servirebbe la data di nascita. Perfetto. Indirizzo di residenza. Siamo vicini. Perfetto. Ha avuto particolari problemi alla pelle, che mi vuole riferire? Quindi nella zona del viso. Ok. E l'ultimo controllo a quando risale? A tornare, sì. Perfetto. E a parte questo, altre problematiche. Ok, quindi è alla ricerca del solare perfetto, immagino. Va bene. D'accordo. Quindi il motivo della visita sostanzialmente è determinare il suo fototipo e fare una mappatura approfondita dei nei, soprattutto di quelli del viso. È corretto? Ok. Sì, le spiego meglio. La determinazione del fototipo ci aiuta moltissimo nella determinazione del tipo di solare adatto. Immagino che appunto anche lei abbia necessità di trovare la protezione migliore per non subire scottature, per guadagnare anche una piacevole ma sana abbronzatura attraverso l'esposizione al sole. Beh, il fototipo è semplicemente una classificazione, diciamo così, che utilizziamo noi in dermatologia. È una classificazione degli individui sulla base della reazione della esposizione alla luce solare, o meglio ai raggi ultravioletti. Esistono sei fototipi che sono caratterizzati, diciamo, da peculiarità ben distinte, come la carnagione, ma anche il colore degli occhi, dei capelli e anche appunto la capacità di abbronzarsi. E nel suo caso, per esempio, individuo che lei è sicuramente un fototipo 2 o 3. Vorrei chiederle se le capita spesso di subire scottature al sole. Ok. Bene, allora,
esposizione solare è parecchio alta. Nell'ultima fase del nostro colloquio le prescriverò qualcosa di assolutamente indicato. Ma adesso andiamo a verificare tutto tramite la visita. Ok? Allora, può accomodarsi lì. Mi raccomando, si spoglie completamente. Anche se sia un fototipo 2 o 3 e vorrei riuscire a determinarlo in maniera più certa. Indosso i guanti, quindi ancora un po' di agitazione. Comunque è sempre meglio controllarsi, perché eventualmente in caso di problematiche riscontrate si può determinare una cura. Allora, dicevo, alzi un pochino il mento per favore, così, perfetto, si gira un po' da questa parte. Sono molto chiari, infatti, e anche i capelli sono sul cenere. Sì, allora, lei è chiaramente un fototipo 2. Poi le spiegherò più avanti cosa significa. Comunque, diciamo che è parecchio difficile raggiungere un grado di abbronzatura elevato. Qualcosa. Faccio vedere meglio. Ok. Qui sotto il mento. E questo andremo a guardarlo meglio al microscopio. Sì, l'analisi microscopica. Sicuramente le dico già che questo sarà un nero da coprire e a cui prestare attenzione, ma non da togliere per il momento. Sulla zona delle spalle invece, qui, può scostare i capelli per favore. Perfetto.
sì. Ok, questo lo andiamo a guardare con il microscopio. Vediamo subito. Da questa parte. Sollevi il braccio per favore. Sì, quello dove avevamo rilevato dei nevi. Ah, ecco. Oh, sì. Vedo. Beh, può guardare lo schermo. Vede, a questo punto. Niente di preoccupante. Diamo un'altra occhiata generale. Si può voltare? Qui non c'è nulla. Perfetto. Ok. Ottimo. Allora, la mappatura dei nei è andata perfettamente. Per il momento non c'è alcunché di cui preoccuparsi. Ci spostiamo di là in modo che io possa prescriverle un solare adatto al suo fototipo e tutte le cure del caso per l'esposizione al sole. D'accordo? Si rivesta, sì. Allora, eccoci qui. Le voglio prescrivere il solare. Visita, abbiamo determinato che non ci sono particolari problemi relativamente ai nevi che ha sul viso, c'è solo da tenere un po' sotto controllo la situazione, ok? E che il suo fototipo è il fototipo 2, quindi assolutamente rispondente alle sue caratteristiche. Occhi chiari, esattamente carnagione molto chiara. Capacità di conquistare un livello di abbronzatura molto leggero, tempo 2 mesi all'incirca, con la protezione giusta che è sicuramente una protezione 50. Allora, vediamo un po'. Sì, prescrive. Controllo. Mesi. Le prescrivo il controllo generale, ok? E nei giorni dell'esposizione al sole, questa che le sto segnando è un'ottima crema. In farmacia, parafarmacia, a volte anche nei supermercati. Con protezione 50 e per il volto direi 50 più, quindi una protezione totale, soprattutto per i nei. Di cui abbiamo parlato. Ok.
Scritto.